Ecco, questa è la volta buona. Questa è la volta buona. Sta pedalando. Stanno prendendo velocità. Gina, ragazzi, hanno preso velocità. Oddio. Che è successo? Papi, che è successo? Come si è fatta male? Ma ragazzi, cioè, è caduta dalla bici, non ci credo. Ma scusa, ma non la stavi tenendo, Papi? Ma che è successo? Dove si è fatta male? Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo. Oggi dovete mettere un bellissimo mi piace subito all'inizio di questo video se anche a voi piacciono i monopattini elettrici e la bicicletta. Sì, perché oggi farò una sorpresa ad Aurora e a Noemi. Perché? Perché ad Aurora prenderò all'uscita di scuola il monopattino elettrico e andremo subito ad andare velocissimi per strada col monopattino elettrico, mentre a Noemi, quando finirà la scuola, lei ancora non sa andare senza rotelle e quindi il papà, la mamma, lo zio, il nonno, il nipote, qualcuno deve pur insegnare a qualcun altro ad andare in bici senza rotelle, scusa. E in questo caso sarò io, Papà Salvo. Papà Salvo ha insegnato anche ad andare in bici ad Aurora. Però qui ancora è mattina presto e ci siamo appena svegliati e io già sono bello carico e pronto per andare al lavoro e accompagnare Aurora a scuola. Guardate Aurora dov'è? Silenzio. Forse ancora sta dormendo, ora la sveglio, eh. Voi ragazzi, la mattina cosa fate? Vi svegliate subito? Oppure la mattina vi prendete una vostra pausa come sta facendo Aurora qui sul divano? Eccola qui, ma già sei sveglia! Ma sei anche vestita, fammi vedere. Sì. Ah, già è pronta per andare a scuola. Aurina, aspetta che mi metto comodo anche io. Ah, come dormi? Sveglia! Devi far colazione, devi andare a scuola. Auri, allora... Tu devi chiudere gli occhi e dormire. Ascolta Auri, sono passate le vacanze di Natale. Che cos'è che ti è mancato della scuola? La cosa più importante. I libri? Le maestre? I compagni di classe? Sì, alcuni. Alcuni? Gaia, Gloria, Alessia e Fina. Allora, Gaia e Antonio. Gloria, Alessia e Antonio. Il tuo fidanzato? No! Il suo fidanzato, no! Cazzo, no! Mia, il suo fidanzato. Quindi hai tre migliori amiche femmine e un migliore amico maschio, giusto? E voi ragazzi, avete un migliore amico maschio o una migliore amica femmina? Scrivete giù nei commenti il nome, giusto Auri? Sì. Sveglia, a scuola dobbiamo andare, vieni qua, ti carico io. Ok ragazzi, mamma mia, Aurora mi sa che è diventata troppo grande ragazzi per i miei gusti. Ma cosa stai facendo? Ma stai cadendo, dobbiamo andare a scuola. Vabbè ragazzi, Aurora vai a lavare i denti, dai. Vai a lavare i denti perché io qui a casa devo fare vedere una cosina. È una sorpresa, quindi vai, ciao. Sì, va bene, dopo te la faccio vedere anche a te. Ciao, Ho preparato due cose importantissime. Questa sarà la bicicletta che userà Noemi. Eccola qui. Guardate, è altissima, è proprio gigante. Wow, guardate, è stupenda. Aspetta che Noemi si è svegliata. No, scusa Noemi, non vuoi stare qui. Scusa. Aspetta, poi te lo spiego, Aspetta, ma tu, ecco, una domanda che avevo fatto a tua sorella Aurora. Che cos'è che ti è mancato del tuo asilo? Qual è il compagnetto che ti è mancato di più? Chi è? Miriam. Cecilia. Valentina. E Valentina, quindi Miriam, Cecilia e Valentina. No, ma non è la tua bici quella, dai, poi te lo spiego. Sì, è la mia. No, non è la tua. Ciao, togli le mani che ti chiudi, ciao. Ragazzi, qui è la fine, li devo accompagnare subito a scuola. E
Noemi ha capito che quella lì è la bici su di sua sorella, però è senza rotelle. E vi faccio vedere solo il monopattino elettrico di Aurora. E poi, ragazzi, li accompagno subito a scuola e ci vediamo all'uscita della scuola, ok? Ecco qui, ragazzi, guardate, è stupendo. È un monopattino elettrico bellissimo, si accende proprio da qui, guardate. Ta-ta! Hai visto? È stupendo. E adesso noi lo prenderemo e andremo subito. Tutto pronto. Vado ad accompagnare le bimbe e poi ci vediamo con la mamma all'uscita della scuola con bicicletta e monopattino elettrico. A dopo. Ok, ragazzi, Noemi ovviamente ha tantissima paura. Guardate che mi sta lontanissima, almeno 10 metri, ma sta arrivando qui. Sprizzi. Ma che cos'è? Sei su una motoslitta con dei cani? Con la slitta dei cani? Cioè. Scusa, c'è il cane slitta? Allora, liberiamo. Ciao a tutti, ragazzi. Mi raccomando, vi siete già iscritti al canale Cavalieri Family? Avete attivato la campanella? Sì. Avete messo un bel mi piace? Sì. E allora torniamo. Ma no, vieni qua, ma cosa stai facendo, mamma? Sei arrivata qui con la slitta, col cane da slitta. Allora, ciao, cane da slitta, come stai? Come ti chiami? Sprizzi. Vai a fare la pipì. Vai, vai a fare la pipì. Vai, 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 vai. Guardate, guardate, guardate. Allora, mamma. Come va? Come va? È malissimo. Come malissimo? È una situazione bruttina, perché c'è Aurora che va a 150.000 km orari col monopattino elettrico e poco fa un furgone la stava investendo. Vabbè, sta togliendo le rotelle. Non dire niente, non fai, fai finta di niente, fai finta di niente. Fai finta di niente. Aiuto! Che succede? Hai bisogno di me? Aspetta, perché Noemi ha bisogno di me. Oh! Ma scusa, papi, c'è un bambino papi, lì. Papi, aiuta Noemi, forza, forza, ha bisogno di te in questo momento, dai! Va bene. Allora, ragazzi, super papà, pronto all'azione. Allora, prendo la bicicletta, la metto qui. Cosa stai facendo? Cosa? Ma scusa, ah, ok, devi svitare la rotella, papi, scusa, avevo capito male. Ok, attento che... Il macello stai combinando. Papi, metti giù quella bici, immediatamente. Ok, allora... Ok, ok, allora piccola spiegazione adesso. Cosa importante, cosa sono questi? I freni. Brava, quindi che devi sempre qua su, ok, esatto. Tenere vicino, con le manine, ok. Non devi allora partire con la mano già in freno, Scusa mamma, devo spiegare una cosa a mia zia, Noemi. Perché Noemi deve sapere che tutti quelli che ci guardano da casa sono stati aiutati tutti. Chi dal nonno, chi dallo zio, chi da mamma, chi da papà, da tutti. Quindi Noemi deve capire che anche io la devo aiutare. Eh certo, per forza, per forza. Scusate, ma a che età avete imparato ad andare sulla bicicletta senza rotelle? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché c'è qualcuno che ha iniziato prestissimo, verso i 3 anni, e qualcuno che ha iniziato un pochettino dopo, ognuno con i suoi tempi, giusto? Ora tocca a Noemi, che ha già 5 anni fatti. Dai amore, facci vedere come si va. La cosa importante è anche la partenza, vero sì, papi? Sì, talmente importante che già se n'è scappata. Non lo vuole fare, tua figlia non lo vuole. Cosa dici tu? Tua figlia non lo vuole fare, non lo vuole fare, vuoi capire o no? Ancora aiutarla. Non li vuoi convincere, la colpa è tua, no, mamma. No, dobbiamo aiutarla, dobbiamo aiutarla. Spiegale bene come funziona la partenza, con un piede a terra e l'altro sopra il pedale. Ok, papi, forza, ma è un po' piccola per te questa bici, papi, aiuto. Oh, mamma mia. Mamma, l'ho rotta veramente. Cioè, è tutto vero? Stai piangendo? Cioè, ragazzi, ha spaccato la bici di Noemi. Mi sta piangendo, ma è vero. Cioè, scusa, ma... cioè, e adesso? Provo a rimediare. Direi, cioè... il problema è che si è spaccato questo di plastica. Dai, sbrigati però, sistemala. Cioè, papi, veramente, cioè... Si è spaccato, mamma, si è spaccato il perno. E quindi sono troppo pesante, mamma. E questo era chiaro a tutti, non abbiamo un'altra bici giù? Sì. Ok. La vado a prendere subito. Vai a prendere l'altra bici, per piacere, papi. Cerca di rimediare a questa brutta situazione, veramente, che è un disastro proprio. Amore, non ti preoccupare, sta andando a prendere un'altra bici, papi, giù nel box. Guardate papà che va giù nel box a recuperare la seconda bici di scorta. Nel frattempo Aurora sta proseguendo le sue prove. Ma come fai a provarlo questo, Amy? È difficilissimo.
Guarda, Auri, ti ricordi che all'inizio facevi fatica? Perché non riuscivi a curvare, ora sei diventata una professionista e ti faccio anche le finte. Ragazzi, ragazzi, Papà Salvo è tornato con la seconda bicicletta. Ma tu sai di chi è questa bicicletta? Di chi è questa bici? Della piccola Gaia, quella che ha fatto il pigiama party con noi, cioè sulla è regalata. È vero, è quella che ci aveva regalato. Di Gaia. Amy, non fare così, che ora impari prima ad andare in bici, fidati di me. Allora, se Noemi riesce a fare 6 pedalate consecutive, Papà Salvo sarà costretto a comprare una bici grande tutta per Noemi, mamma. Sei pronta? Ma anche se non è Natale, non è il suo compleanno, non è... Anche se non è niente, quindi faremo un suo non buon compleanno. Caspita, ragazzi, allora mettete tutti un bel pollice in su per Noemi e iniziate a tifare per lei. Speriamo che ce la faccia, perché se riesce a pedalare da sola... 6 pedalate, mamma. Saremo costretti a comprargliela subito una bici nuova, perché se la merita. Se entro 15 secondi Noemi non sale in bici e non fa le 6 pedalate accompagnata da me, chiaramente, tutto questo gioco sarà nullo. No, papi, non le fa. Non le fa, non 14, le fa per niente. 13. Aia. 12. Ah, non le fa, 11, non le fa. 10. Io lo so come. 9. 8. No, non ci 7, va su questa bici. 6. Dov'è Noemi? 5. 4. Cosa? È sulla bici. Sulla bici? Papi, ferma! Devo venire io, aspetta. Papi, vai, vai che sta partendo. Ok, ok, forza Amy. Ok, vai su. Vai Noemi. Eccola! Ma sta già andando! Ma già quasi da sola! Da sola! Aveva fatto già 2 pedalate, mamma! 2! Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi! Ovviamente mamma c'ha 3 tentativi! Ragazzi, rimangono solo 2 tentativi per Noemi. Secondo voi ce la farà a fare tutte queste pedalate da sola? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Scrivete giù nei commenti: ce la farà? Forza Noemi, oppure non ce la farà. Ok, arriva papi, su. Non si arrende. Io lo so come è fatta mia figlia, vero che sei una... Forte. Sei tosta? Vediamo, brava. Ma dove va? Come film. Ma no, ma non è mica IT. Voglio proprio vedere, guarda, eh. Nello stesso tempo ci sarà Aurora col monopattino elettrico che andrà come il vento. Guarda. Io sono qua. Oh, oh, guardate, ce la sta facendo! Ce la sta facendo! Ce la sta facendo! Ma no, perché ti sei fermata? 4 pedalate! Brava Amy, brava, brava, dai! Brava Amy, brava! Dai, 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 che ce la fai! Brava! Bravissima! Brava, sei sola! Era sola? Era sola? Amy, eri già da sola, non piangere! Dai, dai! Tanto siamo qua vicino a te, guarda, corro anch'io col panzone! Corro anch'io col panzone! Forza, forza che sei sola, dai! Brava Amy, ma non piangere! No. Allora, pedala e piange nello stesso tempo. Non abbiamo capito se piange di gioia o perché è spaventata. Comunque sta pedalando da sola, ragazzi. Ormai ci siamo. Bravissima! Brava, amore! Dai, 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 dai! Dai che ci siamo! Mi raccomando, eh! Vai, forza Amy! Forza Amy! Tranquilla, tranquilla, non succede niente. Ti aiuta papà, non mettere giù i piedi ma usa i freni. Ci siamo ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Brava Amy, dai pedala, pedala, non ti fermare. Non ti do. C'eri quasi. È la volta buona, è la volta buona. Dai, dai amore, via, via. Dai, dai, dai. Forza. Pedala, pedala. Brava amore, dai, pedala che ci sei! Vai, vai, ma non piangere! Dai che sei sola! Vai che ci sei! Ma perché? Ma perché piange? Ma ragazzi, quando voi andavate in bici, piangevate? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché Noemi continua a piangere sempre, mamma! Non ho capito se piangi di gioia o di disperazione. Io ho capito però una cosa, mamma. Che dobbiamo andare a comprare la bici perché la prova è stata superata. La prova è stata superata. Noemi ha bisogno di una bici nuova di zecca. Però, nel frattempo,
non è ancora scesa dalla bici, quindi alla fine piange di gioia. Ci vuole provare, ci vuole provare ancora. Ci vuole provare. Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Cliccate sulla campanella. Ricordatevi di seguirci sui nostri social e sul nostro secondo canale, Cavalieri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family! Mamma, prendo ad Aurora che è velocissima. Grazie, con un nuovo pattino elettrico, scusa, Dove vai, papi? Noi proviamo a partire. Brava, datti la spinta col piedino. Via. Oh, dai, Emi, che ce la fai. Forza, brava. Ce l'abbiamo fatta. Ciao a tutti, ragazzi. Al prossimo video. Ciao ciao! Aspetta, aspetta, aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti!